Perlasca, che ci racconterà della storia del suo papà, di Giorgio. Credo che tutti quanti sappiamo la storia di Giorgio Perlasca, insomma, sono stati fatti i libri, è stato fatto anche un film con l'attore Zingaretti, se non mi sbaglio, e sottolineo anche il fatto che tra tanti libri stati scritti sulla storia di Giorgio Perlasca, la maggior parte sono per ragazzi. E questo per me è significativamente bello perché dà proprio quella cifra di esempio come personaggio, insomma. E questa della storia che adesso sentiremo, insomma, è una storia, diciamo, straordinaria, eccezionale, insomma, di coraggio, di empatia umana, e a rischio proprio della propria vita è riuscito a salvare più di 5.000 persone. Ma io volevo anche un attimo invitarvi a porre l'accento in questa serata, in questo racconto, su una cosa particolare. Riprendo la prefazione di un libro, appunto, di uno dei libri scritti per ragazzi, la prefazione scritta direttamente da Franco, che dice: cosa insegna la straordinaria vicenda di Giorgio Perlasca? Semplicemente che ognuno di noi, se vuole, può opporsi al male. È libero di scegliere da che parte stare, di dire un sì o di dire un no. Semplicemente, ecco, questa per me è da sottolineare, questo semplicemente. Pensate che il primo libro scritto proprio su Giorgio Perlasca, sulla storia, si chiama La banalità del bene. Come se tutto quello che avesse fatto fosse una cosa normale, facile, banale, appunto. Così normale, così banale, che Giorgio per anni, per molti anni, più di 40 se non sbaglio, l'ha tenuta segreta. Ed è stato soltanto grazie a un gruppo di ragazze salvate ungheresi che è andato in cerca di lui, grazie a queste persone, per ringraziarlo, è venuto fuori tutta la storia. Nemmeno suo figlio lo sapeva. Quindi l'ha considerata appunto una cosa normale. Semplicemente, questo avverbio credo sia l'eccezionalità di questo personaggio. Semplicemente ha salvato 5.200 persone a rischio della propria vita. Semplicemente Giorgio Perlasca, questo personaggio, ha voluto essere e per una volta non apparire. Lascio la parola al sindaco Umberto Perilli per salute, insomma. Grazie a tutti, grazie innanzitutto al signor Franco per la sua presenza e per la testimonianza che ci viene a portare questa sera. Grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza, in particolare un saluto all'amico e collega sindaco di Terrassa Padovana, Modesto Lazzarin, ai miei colleghi di amministrazione che sono tutti presenti. Vabbè, credo sia davvero difficilissimo dire qualsiasi cosa sulla storia che sentiremo raccontare oggi, perché il rischio di finire nella retorica o peggio ancora nella banalità è dietro l'angolo, è quasi una fine scontata. Mi limito a condividere con voi una riflessione da amministratore di un ente locale sull'esempio che sento di poter portare a casa stasera dal racconto che sentirò. E appunto, come ricordava Marco adesso, che anzi ringrazio in maniera particolare per l'organizzazione di questo evento, siamo di fronte a una persona che ha saputo indignarsi di fronte alla barbarie, ha saputo non girarsi dall'altra parte, ha saputo fare una scelta di campo e soprattutto ha saputo agire a fronte dell'indignazione che ha provato. Allora noi, da normali cittadini, quali siamo tutti quanti, che cosa possiamo imparare da questo? Possiamo imparare a fare la stessa cosa, possiamo imparare ad avere la capacità di vedere le cose quando non vanno, quando riteniamo che non vadano, quando
la gestione della cosa pubblica riteniamo che non vada bene e dobbiamo soprattutto imparare a tradurre la nostra indignazione quando c'è o il nostro disappunto in azione, perché la gestione della cosa pubblica vuol dire che ciascuno deve metterci un po' del proprio perché le cose vadano meglio. E non è possibile soltanto delegare agli altri e poi sperare che le cose vadano sempre bene. Ognuno di noi deve metterci quel briciolo che può dare perché tutto funzioni meglio nell'interesse di tutti quanti. Ecco, quindi davvero ancora grazie per la testimonianza che sentiremo oggi e ne faremo tesoro e l'ascolteremo con grande attenzione. Grazie a tutti. Sì, intanto buonasera a tutti, grazie a Giampiero di raccontare questa storia. Prima io e poi Luciana, che è mia moglie, racconteremo un pezzo della storia assieme. E la storia, sentirete, molto particolare, quasi incredibile da un certo punto di vista. Però prima vediamo un filmato. Non tutto, se no diventa un po' duro. Ma è importante, secondo me, vederne quantomeno un pezzo. Per tre motivi, almeno. Il primo perché fa parlare il protagonista di questo pomeriggio, che è Giorgio Perlasca. Sono piccoli spezzoni di una vecchia intervista che lui rilasciò nel 1990 al Museo dell'Olocausto di Washington. Molte volte sentendo parlare una persona si capisce meglio chi era questa persona, come la pensava, come si muoveva, come si atteggiava. Fa parlare poi anche dei soldati, che erano ragazzini a quel tempo, che raccontano, seppur brevemente, la loro terribile esperienza nella Budapest tra il 44 e il 45. Poi contestualizza un po' dal punto di vista storico la vicenda, perché la vicenda avviene in Ungheria, a Budapest. E in Ungheria ha avuto una storia molto particolare durante quel periodo, durante gli anni della Shoah. Se la Shoah, il genocidio degli ebrei, è iniziato tutto in Europa con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nei paesi che sono stati man mano occupati dai tedeschi, in Ungheria questo non succede, anche se l'Ungheria è alleata dei tedeschi. Le truppe ungheresi combattono assieme alle truppe tedesche sul fronte orientale. Però all'interno dell'Ungheria, il reggente della corona ungherese, l'ammiraglio Horthy, mantiene una grande indipendenza. Non è che ami particolarmente gli ebrei, anzi, certamente sono discriminati, non possono fare certe professioni, non possono insegnare, c'è il numero chiuso in università, c'è il numero chiuso nelle scuole, però non vanno nei campi di sterminio. E per l'Europa di quegli anni, oserei dire, è molto importante. E in effetti tra il 40 e il 44, quando cambia un po' tutto, decine di migliaia di ebrei di altri paesi dell'est vanno in Ungheria perché ritengono l'Ungheria un paese sicuro. Cambia tutto nella primavera del 44, quando Hitler capisce che la guerra va male, capisce che l'unica grande popolazione ebraica in Europa rimasta integra è quella ungherese, e sono tanti, sono 900.000 circa, su una popolazione di 10 milioni, quasi il 10%, tanto per dare un'indicazione, in Italia erano 40.000 in quel periodo su una popolazione di 40 milioni, quindi numeri totalmente diversi. Capendo queste due cose, Hitler fa prendere il potere alle croci frecciate che sono i nazisti ungheresi e iniziano le deportazioni. In pochissimi mesi 600.000 di questi 900.000 vengono uccisi o a Auschwitz o altri campi di sterminio o direttamente lì. In questa situazione si incrocia la storia di Giorgio Perlasca. Lui si trovava in Ungheria per lavoro dalla fine del 1942. L'8 di settembre molti italiani devono fare una scelta all'estero e nel nord Italia,
può aderire alla Repubblica di Mussolini oppure rimanere fedele al giuramento prestato a Roma. Lui rimane fedele al giuramento prestato a Roma. Fino alla primavera del 1944 nessun tipo di problema, perché l'Ungheria di Horthy mantiene questa indipendenza, cambia tutto quando c'è questo colpo di Stato. Lui diventa improvvisamente un nemico della Germania, un nemico dell'Ungheria. E quindi anche lui in pericolo. Lui ha combattuto come volontario durante la guerra civile spagnola con le truppe del generale Franco e quindi ha in mano un lascia passare, un salvacondotto, una lettera di protezione, definiamola come vogliamo, a firma del generale Franco, che gli dice: se vai in qualsiasi ambasciata avrai un aiuto. Va all'ambasciata spagnola di Budapest, fa vedere questo documento. L'ambasciatore, quello vero, da buon latino, capisce quello che deve fare e rilascia immediatamente un documento a nome Jorge Ferrasca e inizia ad aiutare l'ambasciata di Spagna nell'opera di protezione degli ebrei che assieme ad altre potenze neutrali stava portando avanti già da qualche mese. Ecco, l'inizio della storia di Giorgio Ferrasca in Ungheria è questa. Adesso vediamo il filmato, poi Padoloio parlerà a Luciano non tanto sull'aspetto di quello che è successo durante la guerra, forse ci sono domande, curiosità, siamo qui, ma sulla seconda parte della sua storia, che secondo me è bella e affascinante quanto la prima, i suoi 45 anni di silenzio. Adesso partiamo con il filmato. Guardate questo documentario e ascoltate questa storia. È una vicenda che più di ogni discorso spiega che cos'è un uomo giusto, un uomo che si espone, che combatte con coraggio e con forza l'ingiustizia per salvare delle persone in pericolo, senza chiedere per sé niente, né gloria né ricompensa, anzi rientra poi umilmente nell'ombra e nella vita quotidiana. Questa è la storia di Giorgio Ferrasca, una storia diventata famosa perché c'è stato in televisione un famoso sceneggiato e interpretato da Luca Zingaretti. Questa volta vedrete invece i personaggi veri, i testimoni, i protagonisti, gli ebrei salvati che in qualche modo diventano loro i protagonisti veri della storia, che raccontano cose agghiaccianti, sembrano entrare in un incubo, in un mondo dove sembra impossibile che certe cose abbiano potuto accadere. Vediamo. Dico la verità che io non ho avuto coraggio, non pensavo ai pericoli. Non è che abbia avuto coraggio, almeno penso e credo, insomma. Non pensavo ai pericoli. Andavo dritto per la mia strada. Pesante disfatta dell'esercito ungherese nell'ottobre del 1944, l'ammiraglio Horthy, reggente la corona d'Ungheria, decide di rompere l'alleanza con la Germania nazista e di firmare un armistizio con l'Unione Sovietica. Ma i tedeschi, con l'appoggio dell'esercito e della polizia ungherese, riescono a prendere il controllo militare della capitale e impongono il partito filonazista delle croci frecciate, nominando il generale Zalazzi primo ministro e capo dello Stato. Nel 1944, quando sono entrati i tedeschi,
La nostra vita è stata stravolta. Ovviamente abbiamo capito che eravamo in pericolo. Ciò ci veniva ricordato da tutti i manifesti in cui erano elencate tutte le ristrettezze che avremmo dovuto subire. Li cercavano e dovevamo andare in giro con la stella di Davide sul petto. Coraggio. In realtà io non mi rendevo conto neanche di quale fosse il pericolo. Avevo solo 11 anni. Mi difendevano i miei genitori, i miei nonni, perché io stavo con loro. Mio padre era stato deportato. Una bambina nemmeno lo sapeva qual era il pericolo in realtà. È stato terribile, più volte abbiamo rischiato di essere uccisi, e una volta siamo stati anche portati vicino alla stazione est di Budapest, dove poi partivano il treno per Auschwitz e per le altre destinazioni. E ricordo benissimo che mentre sfilavamo per strada c'era della gente che ci sputava addosso. Naturalmente un bambino questo non lo scorda facilmente, no? Al momento dell'occupazione militare tedesca dell'Ungheria, a Budapest si trovava anche un italiano, un importatore di bestiame, Giorgio Perlasca. Perlasca, internato dal governo ungherese insieme ad altri italiani, è in attesa di essere rimpatriato. Ma quando l'avanzata delle truppe russe sul fronte orientale rende sempre più reale l'ipotesi della deportazione in Germania, Perlasca decide di fuggire e chiede aiuto ad Angel Salzbritz, ambasciatore della legazione di Spagna. Come ex combattente della guerra civile spagnola, Perlasca porta ancora con sé una lettera firmata dal generale Franco, che gli garantisce l'aiuto incondizionato delle autorità spagnole. Perlasca riceve protezione e dei nuovi documenti e fin da subito si offre di collaborare al programma di salvataggio degli ebrei che la Spagna, insieme ad altri 5 paesi neutrali e alla Croce Rossa Internazionale, sta portando avanti non senza difficoltà. Ho cominciato questo lavoro cercando di riprendere quei 300 protetti spagnoli che erano stati portati via dai nazisti nei primi giorni del nuovo governo. Siamo andati allo scalo merci, dove i tedeschi portavano via delle migliaia di ebrei per portarli in Germania. In quell'occasione mi è capitata una piccola avventura. Ho visto nella colonna dei deportati, diciamo, ho visto due bambini gemelli, molto belli e molto simpatici, avranno avuto 11 anni. E allora io mi sono detto che non si può portare via questi bambini, deportarli, magari ucciderli. E allora ho detto a questi bambini, vedete quell'automobile con la bandiera spagnola? Voi correte lì, entrate nella macchina e rimanete lì, l'autista chiuderà le porte. E infatti i bambini hanno fatto questo. Se non che il maggiore della Gestapo è corso perché voleva di ritorno questi due bambini. Io mi sono messo davanti alla macchina e l'ho detto, i bambini sono nella macchina spagnola con bandiera e extraterritoriale, di conseguenza lei non può prenderli, e lui voleva. E ha preso fuori la pistola e mi minacciava con la pistola. Ma dice questo qui, voi disturbate il mio lavoro. E io spontaneamente ho detto, ma lei lo chiama lavoro questo? E allora si è avvicinato un colonnello, il quale si è informato di che cosa trattava e poi ha detto al maggiore, lasci stare, verrà il momento anche per i due bambini. Io ho domandato, ma chi è quello lì? Quello è Eichmann. Incursioni di bande armate, pestaggi, uccisioni sommarie contro gli ebrei sono ormai all'ordine del giorno nelle vie di Budapest.
unico porto nella tempesta, il vieto internazionale. Qui trovano rifugio tutti gli ebrei che riescono a entrare in possesso di un salvacondotto di protezione delle 5 legazioni neutrali: Spagna, Svezia, Svizzera, Portogallo e Città del Vaticano. Poi dottore, mi fai una cosa. Eravamo tutti registrati all'anagrafe. Il mio salvacondotto era il numero 177. Su ogni salvacondotto c'era il numero anagrafico, che veniva trascritto su un libro enorme, dove vi erano tutti i nostri dati. In quel libro si trovavano i nomi di tutti quelli che erano riusciti ad entrare nelle case protette. Secondo le direttive del governo di Spagna, noi abbiamo continuato a organizzare la protezione e cercando di salvare in una maniera o nell'altra più persone possibili. Avevamo solo una casa, poi piano piano siamo arrivati perlomeno a 6. Oddio, non era sufficiente dare la lettera e metterli dentro in una casa con bandiera spagnola e stemma della Spagna fuori. Bisognava fare attenzione ultimamente che i nazisti non andassero nelle case a portar via. Insomma, piano piano siamo arrivati alla fine di novembre con circa 3.000 protetti. Nello stesso tempo ho intensificato i rapporti sia con la polizia, sia con la gendarmeria, sia con il partito nazista ungherese. Cercavo in tutte le maniere di avere degli appoggi, non importa dove, perché non era una questione facile. Mi dice, ma faccio la lettera di protezione e la lettera di protezione è valida e nessuno distorberà questa gente. Non è vero, bisognava proteggerli giorno per giorno, anche di notte. Io ho sempre cercato contatti con tutte le autorità, non importava chi fossero, nazisti o non nazisti. L'essenziale è che mi fossero utili. A questo punto per Lasca la partita si fa sempre più difficile, perché prima di poter affrontare queste migliaia di uomini, donne, vecchi e bambini dallo sterminio nazista, doveva usare un giusto dosaggio di coraggio, certamente, ma anche di astuzia e di diplomazia, perché il diaframma che separava questi uomini e queste donne dai campi di concentramento era molto fragile, poteva in qualunque momento essere sfondato dalle milizie naziste che penetravano in questi luoghi protetti e si portavano via gli ebrei con i cani. Gli ebrei che vivevano ammassati in luoghi ristretti e sempre con il terrore di aprire una porta e arrivare nella gente con il mitra spianato. In quel buio però ogni tanto si accendevano delle luci. C'erano uomini come Perlasca e come altri che non pensavano solo a se stessi, ma agivano, spinti da quello che ritenevano fosse il loro dovere. Erano i giusti. Vivevamo in condizioni pessime. Era un appartamento di 3 camere in cui vivevano ammassate circa 80 persone, tutti con il salvacondotto spagnolo che gli aveva dato Perlasca. La vita era molto difficile, non c'era elettricità, non c'era gas, un solo bagno per 80 persone. Non è difficile immaginare come stavamo sdraiati per terra. Ci passavano sopra quando dovevano andare in bagno. Almeno fino a quando il bagno era funzionante, perché in realtà lo rimase solo per qualche giorno. Tutti i comfort, tutte le possibilità, dopo un po' sono sparite. Il pericolo dell'imminente entrata dei russi in città convince Salasi ad abbandonare la capitale e a trasferire il governo. In questa occasione tutti gli ambasciatori sono invitati a trasferirsi a Sotto.
Partire per Sassblitz significa riconoscere de facto il nuovo governo filonazista, cosa che Madrid aveva cercato di evitare fino a quel momento. Continuare l'opera umanitaria di protezione degli ebrei o salvaguardare l'onore del paese. A Sassblitz viene ordinato di lasciare Budapest e dirigersi a Berna, e lo fa nella notte del 1° dicembre, garantendo a Perlasca un visto che gli avrebbe permesso di raggiungerlo pochi giorni dopo. Mi aggiravo per la zona dove c'era il ghetto internazionale, dove c'erano le nostre case, pensando cosa faccio adesso, quando, passando davanti alla casa della via dei Grandi Caroli, ho visto che era occupata dalla polizia. Allora sono entrato e ho domandato cosa succede. Mi ha detto che la polizia ci vuole portare via tutti. Allora io ho chiuso a chiave il portone d'ingresso e sono andato su a cercare il comandante di questa polizia, era un tenente. Insomma, la discussione, siamo arrivati a un accordo. Sospendeva di portare via i protetti e andavamo assieme a un 100-150 metri nel parco, dove c'era in permanenza un comitato formato dalla polizia, dai gendarmi, da rappresentanti del partito, del Ministero degli Interni, del Ministero degli Esteri, non so ancora chi. E allora sono andato lì e ho cominciato a gridare, a protestare, che cos'è questa storia, insomma. Ma dice, il rappresentante spagnolo è scappato, e di conseguenza non ci sono più rapporti con la Spagna. Io ho detto, guardate che vi sbagliate, perché se voi andate alla legazione vedete che c'è ancora la bandiera, sempre la bandiera. L'incaricato d'affari non è scappato, è andato a Berna per parlare con i colleghi diplomatici spagnoli di Germania, Italia, Francia e Svizzera. E poi ritornerà. Ma io sono il legale sostituto. Questi sono i miei documenti, ho presentato passaporto e tessera diplomatica, io sono il legale sostituto, di conseguenza l'attività della legazione continua. Io pretendo il rispetto degli accordi che ci sono, che sono stati fatti. Perlasca quindi poteva benissimo andarsene via, aveva questo salvacondotto per andare in Svizzera e quindi salvarsi, togliersi da questa situazione drammatica, ma invece sceglie di rimanere. Non solo, ma gioca una carta molto rischiosa. Si autoproclama rappresentante del governo spagnolo in modo da poter fare da scudo a tutti questi ebrei che rischiano il campo di concentramento. E in quel momento è solo, perché nessuno mi chiede di fare queste cose, potrebbe benissimo andarsene via, ma c'è qualcuno accanto a lui che gli impedisce di fuggire, di togliersi dal pericolo e di abbandonare tutti questi ebrei alle persecuzioni dei nazisti, ed è la sua coscienza. È una voce che lo guida nelle sue scelte, una voce interna che parla forte nel cuore degli uomini giusti. Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca, l'ho conosciuto nella casa della Saint-Estevan Park, numero 35. L'ho visto due volte in vita mia. La prima sulle scale, quando ci volevano portare sulla riva del Danubio, e lui è venuto a saperlo. È entrato e ci ha salvato. Non ci ha lasciato portare. Un fatto tira l'altro, da un passo se ne fa un altro, e via, 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 si è presi in mezzo. Io avrei potuto andare in Svizzera ai primi di dicembre del 1944, o perlomeno tentare. Però se facevo questo dovevo abbandonare tutto e abbandonare questa gente. In quei momenti tragici, i rappresentanti diplomatici devono avere un po' di coraggio.
verità che io non ho avuto coraggio, non pensavo ai pericoli. Non è che abbia avuto coraggio, almeno penso e credo, insomma. Non pensavo ai pericoli, andavo dritto per la mia strada. A dicembre le sorti della guerra sono ormai chiare. Gli americani sul fronte occidentale avanzano, i russi su quello orientale premono le porte di Budapest diretti a Berlino. Ma il programma nazista non ammette tempo. Tutti i giudei devono essere sterminati. Lungo la riva del Danubio ogni giorno centinaia di ebrei vengono uccisi e gettati nel fiume. All'inizio del conflitto nel 1941 si contano 865.000 ebrei ungheresi. 565.000 vengono assassinati e solo 260.000 riescono a scampare alla morte. La notte di Natale sentivamo che stavano uccidendo le persone sul Danubio, quelle che erano state fermate o quelle che abitavano nelle case vicino alle nostre. Era terribile. Non riuscivano a nasconderci questi omicidi sul fiume. È stata una notte terribile, quella di Natale. La mattina dopo si vedevano le scarpe lasciate dalle vittime sulla riva e le sponde del Danubio insanguinate. C'era un terrazzo al settimo piano, enorme. E da qui ho visto come ogni giorno le persone venivano uccise sulla riva del Danubio. Questo succedeva di sera, al buio. Ma si potevano distinguere le fiamme dei proiettili. Si vedevano gli spari. Succedeva forse a più di un chilometro di distanza dalla nostra casa. Dove adesso c'è il monumento delle scarpe. Queste scarpe che ricordano le vittime uccise sul lungo fiume. C'è un nuovo civile che questo ministro Vaina, ministro dell'interno, responsabile civile e militare della capitale assediata, voleva trasferire tutti gli ebrei del ghetto internazionale nel ghetto comune e una volta fatto questa operazione incendiare il ghetto, circondarlo i militari e con le mitragliatrici impedire che la gente scappasse. Allora ho scritto subito una lettera a questo ministro Weimar, la quale lui non mi ha risposto, e un paio di giorni dopo gli ho telefonato che sarei andato e lui la mattina successiva mi ha confermato chiaramente che avevo intenzione di risolvere la situazione ebraica con questo grande eccidio. Io logicamente ho discusso con lui, ho detto ma come può pensare una cosa del genere, ma guardi che sono decine di migliaia di persone, donne, bambini, ma come può fare una cosa del genere? Ma insomma, dopo due ore a discutere con lui. E un bel momento mi dice, ma come lei, spagnolo, dice noi siamo fascisti assieme, eccetera. Io dico, ma che fascisti, fascisti? Guardi, se entro 48 ore il governo spagnolo non riceve da me la conferma che tutto procede bene, internerà i circa 3.000 cittadini ungheresi che sono in Spagna, non era vero, saranno stati 100 in tutto, compresi i diplomatici. Allora questo qui ha detto, va bene, i protetti spagnoli saranno salvi. E io gli ho detto, no, i protetti spagnoli, tutti devono essere salvi. La mattina del 16 gennaio del 1945 appaiono per le strade della capitale i primi soldati russi. L'assedio dura parecchi giorni e come una grande onda travolge tutto ciò che era stata Budapest e le sue strutture di potere.
me è peggiore, perché non c'era da mangiare che pochissimo, eravamo denutriti, malati, eravamo 50 bambini chiusi in questo stanziamento con la sorveglianza di una signora e della donna. Un giorno sentiamo battere su un muro di questo scantinato dei colpi di martello tremendi e probabilmente si abbatté questo, con un certo furore, questo muro, e apparve un soldato russo con colbacco e la stella sul colbacco, e questa fu la liberazione. Quindi quella scena di questo militare che per noi ha rappresentato la salvezza, del fumo del muro abbattuto, questa è altrimenti un'immagine che tanto non dimenticherò. Subito liberato, per Perlasca è ormai tempo di ritornare a casa. Un lungo viaggio in treno attraverso i Balcani e la Turchia lo riporta finalmente in Italia tra le braccia della moglie Nerina. Una volta in patria, Perlasca informa del suo operato il governo italiano e quello spagnolo, ribadendo che dietro ecco, ci siamo fermati prima quando Giorgio Perlasca finisce la sua avventura in Ungheria e rientra in Italia, faticosamente facendo un giro lunghissimo per la Turchia, rientra in Italia, ci mette circa 3 mesi, arriva a Trieste dove allora abitava nel luglio del 1945 e inizia la seconda parte della sua avventura, della sua storia. La prima è come riuscì a salvare queste persone inventandosi il ruolo di diplomatico spagnolo, lui che non era né spagnolo né diplomatico. La seconda parte, che è affascinante secondo me per tanti motivi come la prima, è quella di Cirolisso e 45 anni di silenzio. Perché il bello di questa storia è pure questo. Lui tornato in Italia, sembra strano, ma la sua storia non la racconta nessuno. Non la racconta in famiglia. Lui si era sposato nel 1940, fino al 1942 mia madre e lui erano insieme, prima a Fiume, poi a Zagabria, poi a Belgrado, sempre perché lui faceva questo tipo di lavoro. Fine 1942 la guerra si sposta verso est e quindi anche lui deve andare verso est e sceglie di andare in Ungheria. Anche mia mamma dovrei parlare con lui, però torna a Trieste dove abitava, probabilmente per chiudere casa in via definitiva per un periodo lungo di tempo, per salutare i genitori, gli amici, i parenti, cose di questo genere. Fatto sta che poi le frontiere vengono chiuse e quindi non può più andare in Ungheria e rimangono separati sostanzialmente per 2 anni e mezzo, da fine 1942 a luglio del 1945, separati veramente perché non c'erano telefoni, ovviamente non c'erano telefonini, non c'era internet, non c'era niente di tutto ciò, c'erano al massimo, non dico delle lettere, ma delle cartoline postali. Infatti ne abbiamo trovata qualcuna di cartoline postali dove si poteva scrivere solamente come si stava, ma nulla di più praticamente, c'era anche la censura ovviamente in quel periodo. Però non gli racconta la storia, certamente gli racconta che aveva vissuto lì tantissime cose, ma tutta questa avventura dall'A alla Z non gliela racconta. Quindi anche mia mamma non sa questa storia. Io sono nato un po' di anni dopo, nel 1954, e anche a me ha raccontato nulla, assolutamente nulla. Io ricordo che quando facevo le medie, mi raccontava sì qualche episodio della sua vita in Ungheria, sapevo certamente che era stato in Ungheria. Erano episodi di vita vissuta
episodi normalissimi, come si viveva in Ungheria, cosa c'era di bello da vedere a Budapest, cosa si mangiava di particolare, ma nulla di più. Episodi di questo genere, quindi nemmeno io sapevo assolutamente nulla di questa storia. Nemmeno all'esterno lui cerca di far conoscere in maniera particolare questa storia. Però fa una cosa che diventa anche importante per il proseguimento del racconto. Scrive, quando torna a casa, una sorta di memoriale, un diario, chiamiamolo così, dove a mente ancora fresca riordina le idee e giorno per giorno racconta quello che è avvenuto e quello che lui ha fatto, giorno per giorno, gli ultimi mesi della Budapest nel 1944, inizio 1945. Perché lo fa? Non per diventare uno scrittore, anche se poi è diventato un libro tanti e tanti anni dopo, ma lui non l'ha visto. Ma semplicemente perché, essendo lui cittadino italiano, ritiene che il governo italiano debba sapere quello che è avvenuto. Ma soprattutto vuol far sapere al governo spagnolo, di cui ha usurpato il titolo di diplomatico per qualche mese, che non l'ha fatto per un tornaconto personale, ma semplicemente per un motivo umanitario, che certamente non può portare disonore alla Spagna, anzi. Quindi scrive questo memoriale, ne fa tre copie, come si faceva una volta, macchina da scrivere, carta carbone e velina, e ne fa tre copie, dicevo. Una se la mette nel cassetto della scrivania e lì rimarrà sostanzialmente intonsa per quasi 45 anni. Poi le altre due le prende il treno da Trieste, va a Roma, una la consegna a un ministro del governo italiano di allora, l'altra la consegna all'ambasciatore spagnolo a Roma per i motivi detti prima. Poi torna a Trieste e riprende, o cerca di riprendere, una vita normale. Non semplice questa vita normale, decisamente, perché lui è tornato dall'Ungheria senza un euro in tasca, si direbbe adesso, perché quello che aveva l'ha perso tutto lì in Ungheria. Mia mamma, anche lei, ha perso tutto, perché lei era di Porto d'Istria, in Istria, viveva per dei periodi a Trieste e per quello lei si è salvata. Perché a Porto d'Istria lei perse, oltre a tutti i beni terreni, anche tantissimi parenti e amici che vennero infoibati. Lei si salvò perché non era lì, perché era a Trieste. Però il risultato finale è che anche lei si trova un euro in tasca in quel periodo. Quindi devono ricominciare faticosamente una vita. Sono giovani, sì, con i nostri parametri di oggi sono giovanissimi, hanno 33-34 anni. Quei parametri invece di allora non era proprio così. Non dico che fossi anziano a 34 anni, però poco ci mancava. E quindi anche ricominciare una vita non era semplice. Si è data anche a fare i lavori più umili ma dignitosi, senza per questo offendersi assolutamente. Lui raccontava che nei primi mesi, per poter mettere assieme il pranzo con la cena, andava nei condomini a pulire i vetri, quindi un lavoro dignitoso, umile ma dignitoso e onesto. Pian pianino passa il tempo, trova dei lavori migliori e alla fine riesce pian pianino a trovare un suo equilibrio anche da questo punto di vista. Intanto nessuno si fa rido, nessuno nemmeno gli fa una telefonata per dirgli: va, tutto sommato, dai, sei stato anche bravo a fare quello che hai fatto. C'è un silenzio assordante. Passano gli anni, i decenni, ma non succede assolutamente nulla. E penso che anche lui ormai se la fosse anche messa via, se fosse, non dico dimenticata, ma ormai rassegnato al fatto che nessuno gli facesse nemmeno una telefonata per dirgli qualche cosa. Però poi arriva il magico 1987, quando lui viene ritrovato. Perché viene ritrovato così tardi? Perché la storia sua attraversa anche la storia un po' complicata dell'Italia e dell'Europa del dopoguerra. Queste donne ebree ungheresi non l'avevano dimenticato, semplicemente non potevano farlo prima.
l'Ungheria passa, finita la seconda guerra mondiale, quasi direttamente da un regime nazista a un regime comunista, libertà non ce ne sono, anche il professare la loro religione era complicato, ci raccontarono molti dei salvati, dei sopravvissuti che abbiamo incontrato un po' di anni fa, dovevano pensare semplicemente a vivere giorno dopo giorno in attesa di tempi migliori. Nel 1956 poi l'Ungheria viene anche invasa dalle truppe dell'Armata Rossa, la situazione, se vogliamo, peggiora ancora. Cambia un po' tutto in Europa negli anni Ottanta. Il muro di Berlino, quello che divide l'Europa in due, l'est dall'ovest, comincia a scricchiolare, poi cade in maniera definitiva nel novembre del 1989 e l'Ungheria diventa il paese del blocco sovietico, del blocco dell'est, più liberale. Stranamente. Quindi hanno delle libertà che anche gli altri paesi dell'est non hanno in quel periodo. E hanno anche delle piccole libertà di poter cercare di fare dei viaggi verso l'ovest, al di là della cortina di ferro. Ci sono queste piccole libertà. E questo gruppo di donne si mette un po' assieme per cercare notizie di questo Jorge Carrasca. E alla fine delle ricerche, riescono a trovare non un diplomatico in pensione a Madrid, ma un pensionato italiano a Padova, in via Guglielmo Marconi, numero 13, dove lui abitava. E verranno poi Luciana vi racconterà come è avvenuto questo incontro, il primo incontro di Giorgio Carrasca con queste persone. Io non sapevo assolutamente nulla, però mia moglie e io fummo quasi per caso presenti a quell'incontro, non eravamo stati invitati. Ma quel sabato pomeriggio, eravamo già sposati, vivevamo vicino, tutto sommato a qualche chilometro di distanza, eravamo passati probabilmente a trovare i miei, quando arrivarono queste due persone. Devo dire che per me è stata un'emozione fortissima che mi ha cambiato un po' la vita. Il cambiamento, devo dire, all'inizio non è stato positivo, perché non capivo il perché mio padre non mi avesse mai raccontato niente. Tutto sommato, il fatto che non l'avesse raccontato all'esterno mi interessava relativamente, mi interessava di più il perché non mi avesse raccontato nulla a me. Sono figlio unico anche. Quindi devo dire che mi arrabbiai un po' con mio padre e come reazione fu il fatto che non sentii mia questa storia, perché i miei margini. Quando mio padre era vivo venivo invitato anch'io ad andare in tutti i posti dove andava lui, andato negli Stati Uniti, in Israele, in Ungheria, in giro per l'Italia. Io trovavo le scuse più strane per non andarci. Però ero curioso di sapere questa storia, ma ero troppo orgoglioso probabilmente per prendere una sedia e mettermi di fronte a mio padre e dirgli: ascolta, ricominciamo da capo, raccontami per favore la storia dall'inizio. Purtroppo non ho mai avuto questa voglia, questa volontà, questa umiltà, non so come definire la cosa, però ero curioso di sapere questa storia. Quindi c'era mia madre che mi avvertiva sempre quando arrivavano dei giornalisti di qualità a fargli delle interviste, quando la storia uscì, e allora io per caso capitavo lì. Mi mettevo magari nella stanza accanto, le pareti dell'appartamento non erano particolarmente forti, quindi sentivo domande e risposte. Devo dire che gran parte di quella storia io l'ho imparata in questa maniera, in prima battuta. Però non volevo far vedere che ero interessato a questa storia. Passano 3 anni e mezzo, mio padre viene a morire nel 92 e anche dopo io continuo a essere invitato in tantissimi posti, ma se posso dico sempre di no, vado solamente dove vi sono dei rapporti umani, personali, interpersonali che mi impediscono di dire di no, ma se posso dico no. E arriva il 1996 e mi ricambia la vita, stavolta non sono positivo, perché c'ho un incontro. Prima parlavo di questo memoriale. Questo memoriale ha avuto anche una stranissima storia.
è rimasto praticamente nascosto nel cassetto per quasi 45 anni, è uscito parzialmente quando lui è stato riscoperto, venivano dei giornalisti, mio padre magari faceva delle fotocopie, gli dava alcune pagine se loro erano interessati, quindi qualcosa uscì. Però poi, quando lui viene a mancare, ritorna tranquillamente nel cassetto quasi dimenticato. Circa un anno prima del 96, quindi nel 95, a Padova, un nostro amico che era un collezionista di francobolli dedicati alla Shoah fa una mostra alla Sala Rossini sopra il Petrocchi. Quindi ci chiede se gli diamo una mano anche fisicamente, preparare le cose, cose di questo genere, quindi lo aiutiamo e alla fine, dopo aver preparato l'esposizione, cosa succede? Che c'è una bacheca vuota, un po' brutta decisamente la cosa, quindi ci chiede, ma non avete qualcosa di Giorgio Perlasca da mettere dentro? Vabbè, cerchiamo qualcosa velocemente, mettiamo qualcosa di argentine, qualche cosa lo mettiamo dentro e mettiamo anche l'originale di questo memoriale. E lui si incuriosisce, ovviamente come tutti i buoni collezionisti, ci chiede se può averne una copia per leggerla, facciamo le fotocopie, le diamo. Dopo sarà un mese ci telefona per chiederci se abbiamo qualcosa di controllo a farlo uscire sotto forma a puntate presso una rivista che si chiamava, penso che esista ancora, Shalom, era della comunità ebraica di Roma, e esce a puntate. Quando esce l'ultima, la penultima puntata, ci telefona la casa editrice, il Mulino, e ci chiede se abbiamo qualcosa in contrario e farlo uscire. Niente in contrario, ovviamente, quindi viene stampato. Quando c'è un libro che esce, di solito si fanno delle presentazioni. Una di queste presentazioni viene fatta, tutto sommato, qui vicino a Teolo. Perché Teolo? Perché è stato il primo comune italiano, a memoria nostra, a dedicare in quel caso una piazza al nome di Giorgio Perlasca. La piazza di Teolo Alta è dedicata a Giorgio Perlasca. Quindi anche per riconoscenza verso quell'amministrazione, quella comunità, facciamo lì questa presentazione. Il tavolo, tanta gente, una bella sala. Stiamo per iniziare, entra una persona che nessuno conosce, viene verso il tavolo e chiede di parlare. Solito momento di panico, ovviamente, perché nessuno sa chi è questa persona, cosa potrebbe dire su un argomento che era anche allora delicato, come può esserlo oggi. Comunque chi gestisce il microfono ha l'idea di dargli il microfono dicendogli porti i suoi saluti 20 secondi. Il signore prende il microfono, si presenta e dice io mi chiamo Giorgio Pressburger, è il signore che avete visto prima anche nel filmato. E sono uno dei salvati di Giorgio Perlasca. E inizia a raccontare la sua storia di bambino, perché era un bambino, nella Budapest tra il 44 e il 45. Lui capì di essere uno dei salvati di Perlasca nel 1990, quando uscì Mixer, la trasmissione televisiva di approfondimento storico di Minoli e De Aglio. Perché riconobbe il palazzo dove aveva vissuto, quindi facendo uno più uno capì che era uno dei salvati della Spagna e quindi di Giorgio Perlasca. Si disse che doveva andare a portare la propria riconoscenza, la propria testimonianza, però poi i casi della vita fanno sempre sì che non sempre si riescono a mantenere le promesse immediatamente. Mio padre viene a mancare, dopo un paio d'anni lui non ha ancora adempiuto questa sua promessa, però se la segna. Un paio d'anni dopo, due o tre anni dopo, vede la pubblicità di questo incontro e quindi dice devo venire, e viene, prende un treno a Trieste, lui abitava a Trieste, perché era venuto in Italia ed era diventato un cittadino italiano, prende il treno da Trieste, arriva
stazione di Padova, stazione di Padova, prende un taxi e arriva a Teolo Alta, dove c'è la presentazione. Ecco, per me questo incontro mi ha cambiato un po' la vita, se devo essere sincero, perché per due motivi. Il primo mi ha fatto capire che se una persona sente il dovere, la necessità di venire a portare la propria testimonianza in quella maniera molto particolare, non invitato, perché nessuno sapeva della sua esistenza fino a quel punto, vuol dire che la storia è talmente bella, talmente importante, piena di significati, che non avevo, tra virgolette, il diritto di buttarla via, di dimenticarla. E poi perché mi fece capire e soprattutto mi fece apprezzare perché il perché mio padre non mi avesse mai raccontato nulla di questa storia. E per farmelo capire, adoperò un racconto della tradizione ebraica, che è questo, quello dei 36 giusti. Esistono sempre al mondo 36 giusti, nessuno sa chi sono, nemmeno loro sanno d'esserlo. Ma quando il male sembra prevalere, escono allo scoperto, si prendono i destini del mondo sulle loro spalle, e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Finito questo periodo, hanno la grande capacità, la grande umiltà, oserei dire nel senso più alto del termine, di tornare alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni, dimenticando in sostanza quello che hanno fatto. Per un semplicissimo motivo. Ritengo di aver fatto esclusivamente il proprio dovere di uomini, nulla di più e nulla di meno. E chi fa il proprio dovere non deve necessariamente avere una ricompensa. In effetti, in Israele esiste un istituto che si chiama Yad Vashem, soprannominato anche Tribunale del Bene. Tribunale perché ha la struttura di un tribunale nostro, ci sono i giudici, ci sono gli avvocati, c'è la giuria, c'è il presidente della giuria. Del bene perché non termina con la condanna di qualcuno, ma termina con la concessione o meno del titolo di giusto tra le nazioni. Che per Israele è un titolo totalmente onorifico, ma potete immaginare di una grande importanza etica e morale. Esiste dagli anni 50 del secolo scorso. Per avere questo titolo servono alcune cose. Alcune cose sono semplici, forse banali da un certo punto di vista, essere un non ebreo, aver salvato almeno la vita di un ebreo in quel periodo, durante la Shoah, a rischio della propria e senza aver avuto qualcosa in cambio, senza essere stato pagato sostanzialmente. L'ultimo paletto è il più strano. E la storia non può essere raccontata direttamente dalla persona interessata, ma deve essere raccontata da persone terze, i salvati, i sopravvissuti, i testimoni di quegli eventi. Dopo, ma solamente dopo, il diretto interessato può portare la propria testimonianza, aggiungere particolari, dare la propria versione. Ma dopo, perché? Sembra strano. Perché introduce la grande differenza che c'è nel mondo ebraico tra il concetto di eroe e il concetto di giusto. Chi è l'eroe? L'eroe è la persona che nel corso della propria vita fa certamente qualcosa di bello, di buono, di importante, però ci vive un po' sopra, la racconta, se ne vanta, magari ottiene anche qualcosa in cambio inavvertitamente. Nulla di negativo premetto in tutto ciò, perché penso che faccia parte della nostra natura umana anche vantarsi in senso positivo di quello che si fa di meglio e di buono. Chi è invece il giusto? È un eroe a tempo, secondo me, un tempo strettamente necessario per fare quello che bisogna fare, qualche giorno, qualche settimana, qualche mese. Ma finito quel periodo, ha la grande capacità, la grande umiltà di tornare alla vita normale, quotidiana, di tutti i giorni, dimenticando quello che ha fatto. E in effetti, questo è il filo logico, il filo dello stesso colore che unisce tutte le storie di tutti i giusti che noi ricordiamo anche il 27 di gennaio, noi ricorderemo due cose, ricorderemo certamente l'apertura del cancello di Auschwitz e quindi la liberazione degli ebrei, ma soprattutto il ricordo del genocidio che è avvenuto. Ma ricordiamo anche, in base alla legge, tutte le persone che hanno saputo dire di no, che non si sono voltate dall'altra parte, che hanno cercato di fare qualcosa. Perché
questo non avvenisse, i cosiddetti giusti. E tutti i giusti hanno questa storia, di non aver mai raccontato nulla di quello che hanno fatto. In effetti alcuni giusti sono stati ritrovati subito, perché i testimoni hanno parlato subito, altri dopo qualche anno, tanti altri, Giorgio Perlasca, ma non solo, anche dopo 30, 40, 50 anni. Noi abbiamo fatto questo documentario con Piero Angela, che è di circa 10 anni fa. E anche lui è figlio di un giusto, e anche lui venne a saperlo dopo 35 anni dagli avvenimenti. Il padre era un medico in provincia di Torino. Quando dopo l'8 di settembre del 1943, anche in Italia, si passò dalle leggi razziali, quindi dalla discriminazione alla persecuzione, lui cosa fece? Prese delle famiglie di ebrei torinesi, probabilmente le conosceva, le portò nell'ospedale psichiatrico che dirigeva, fece diventare bisognose di cure, e lì rimasero sostanzialmente e si salvarono sino al 25 aprile del 1945, quando la guerra finisce, possono tornare a casa. Probabilmente ringraziano ovviamente il medico, però tornati a casa non hanno voglia di ricordare subito e quindi non fanno nulla per onorarlo all'esterno. Ovviamente vogliono dimenticare, guardare avanti, è comprensibile questo. Quindi passano gli anni, i decenni, però poi prima o dopo la memoria, la voglia di fare memoria, di ricordare torna sempre. E una bambina di allora sente questa necessità, cresciuta ovviamente. Quindi scrive un piccolo libro di testimonianza, raccoglie varie testimonianze di persone che erano lì in questo ospedale, manda il tutto a Yad Vashem, al Tribunale del Bene, per far avere questo titolo di giusto a Carlo Angela. Yad Vashem verifica che la storia sia giusta, che non sia inventata, può succedere di tutto, e quando capisce che la storia è vera, dà questo titolo, però la persona non c'è più, quindi la fa avere ai figli. Solamente in quel momento Piero Angela e la sorella vennero a sapere che il padre tanti tanti anni prima si era comportato in una certa maniera e a rischio della propria vita aveva salvato varie famiglie di ebrei torinesi. Quindi questo è il senso e il filo logico dello stesso colore che unisce tutte le storie di tutti i giusti, anche quello ovviamente di Giorgio Perlasca. E qui passo la parola a Luciana che vi racconterà come è stato riscoperto quando arrivarono queste persone. Che ero la figlia che non aveva potuto avere. Io l'ho conosciuto nel 1976, quindi ho condiviso una buona parte della sua vita da persona normale, la sua scoperta e poi i suoi 3 anni e mezzo di notorietà. Come dicevo, avevo un buonissimo rapporto, molto colloquiale, ma neanche a me aveva raccontato assolutamente nulla. Beh, voi direte, beh, non c'è stata l'occasione magari di entrare in argomento, però non è così. Perché, per esempio, nel 1981 io e mio marito decidemmo di andare in Ungheria come turisti. Perché, qua penso che tutti si ricordano bene, quando vado nelle scuole è più difficile far capire ai ragazzi com'era proprio diviso est e ovest, come oltre al ci fosse anche un modo di vivere diverso e quindi anche la curiosità di dire andiamo a vedere come si vive dall'altra parte. Non era semplice perché bisognava ottenere dei visti, fare diverse cose, però si aveva questa curiosità. Quindi, e visto che tutto si organizzava non su internet come adesso, ma con cartina geografica e mappa della città, quando ha visto la mappa di Budapest sul tavolo,
quella poteva essere il momento in cui si raccontava. Invece no, neanche allora. Lui ha visto la mappa di Budapest e ha detto: andate a Budapest, bellissima città, cioè, ho vissuto 2 anni, andate a vedere questo. Ah, mi raccomando, assolutamente, dovete vedere quello. Nient'altro. Effettivamente si era fermato dicendo: avrei anche degli indirizzi. Boh, ormai non ci sarà più nessuno. Tutto qui. Poi io ho un mio rammarico personale, perché avrei potuto sapere tutto 3 anni prima della sua scoperta. Nel 1985 lui ha un ictus molto forte ed era anche in pericolo di vita. Però, come avrete capito, aveva una personalità forte e la esprimeva sempre. Per cui in quel momento lui era lucido e ha detto: se devo morire, muoio a casa mia, nessuno mi porterà in ospedale. Per cui per noi familiari sono stati giorni veramente di ansia. Ed è stato proprio allora che io ero vicino al suo letto e lui mi ha detto: guarda, se vai di là, nel mio studio, apri il cassetto, troverai delle carte. Avrei piacere che tu le leggessi e vedrai che qualcosa di buono l'ho fatto anch'io nella mia vita. Io sono andata di là, ho aperto il cassetto e ho trovato la terza copia del suo memoriale. Adesso non chiedetemi perché. Sarà perché erano un centinaio di pagine? E dopo mi autoassolvo un po' dicendo: no, perché la mia attenzione era principalmente per essere con lui e per la sua salute. Fatto sta che io ho dato un'occhiata molto veloce alle carte, sono tornato, ho detto: sì, bravo, e non avevo capito assolutamente nulla. Ma il bello di questa storia è che quando lui faticosamente si è rimesso in piedi, quelle carte sono tornate nel cassetto e lui non ne aveva parlato. Perché? Perché in quel momento pensava di morire e quindi riteneva giusto che quantomeno la famiglia sapesse. Ma visto che l'appuntamento con la morte era rinviato, tutto poteva tornare a dormire. Ma io dico che, siccome io non avevo capito nulla, il destino ha voluto fortemente che uscisse e che questa storia venisse a conoscenza di tutti. E ha fatto in modo che arrivassero i coniugi Lang. Voi avete visto Eva Lang nel filmato, che è arrivata col marito a prendere i contatti. E appunto noi eravamo lì. Ed è stato un momento veramente molto emozionante quando questi due signori, che erano riusciti a venire in Italia, perché per loro era molto più difficile, non c'era ancora la possibilità di viaggi individuali, però c'era qualche viaggio collettivo e quindi loro hanno approfittato di questo viaggio, che toccava poi le città d'arte, Roma, Firenze e Venezia. Però Venezia è una città cara, per cui dormivano a Padova e per quello hanno scelto il viaggio. E quando gli altri sono andati a visitare Venezia, loro forse hanno perso l'occasione della loro vita di vedere quella bellissima città e sono venuti a casa di Terlasca. Sono nel campanello e il mio suocero esce sul pianerottolo per accoglierli. Lui abitava al secondo piano di una piccola palazzina. Ecco, loro a metà scala, appena lo vedono, si bloccano, quasi con le lacrime negli occhi, dicendo: ci sembra di vederlo come allora sulle scale, mentre ferma in ira che ci vogliono portare via. Salgono, si abbracciano e noi capiamo che lui ha salvato queste due persone. Ma poi cominciano a raccontare e capiamo che dietro a loro ce ne sono altri, c'è tutta tanta gente, e quindi non capiamo più nulla. La cosa però
che mi è rimasta impressa è che la signora Lang ci teneva particolarmente che lui si ricordasse di lei, che si ricordasse del suo volto. Però all'epoca la signora aveva 16 anni e ne erano passati più di 40. E poi, come abbiamo sentito, sì, è vero, lui andava tutti i giorni in tutte le case, anche per far capire che erano sempre sotto protezione, e poi portava anche il cibo, ma abbiamo sentito che lui continuava a emettere salvacondotti, tanto che alla fine ne aveva più di 5.000 in quelle case, non li incontrava tutti. Nel filmato avete sentito la signora Hoppe dire: io l'ho visto due volte in vita mia. Allora però la signora Lang gli ha ricordato un episodio. Ma lei non si ricorda quel giorno. Lei è venuto nella casa della Sentisban Park al numero 35 e ci ha portato anche del cibo. E a me era toccata una piccola scatoletta di marmellata, una cosa preziosissima quindi, che però mi è scivolata dalle mani e rotolava sulle scale, e ho rincorsa, le sono proprio venuta a sbattere addosso. Lei si è girato e mi ha detto: vai dentro, vai dentro. E io mi sono accorta che dalle scale stava salendo un gruppo di nuvoli. E gli ho detto: sì, mi ricordo di questo episodio. Non riesco a ricordarlo tutto. Ma ancora più emozionante è stato quando la signora, che logicamente gli aveva portato tanti regali, gli aveva portato i sapori della sua terra, la paprika, il sangrese, dei piccoli oggetti per l'artigianato locale. Poi tira fuori dalla borsa tre piccoli, insignificanti oggetti. Una tazzina, un cucchiaino, un piccolo medaglione, dicendo che quelli sono gli unici oggetti che la famiglia Lang ha salvato dal disastro della Seconda Guerra Mondiale. E gli volevo donare a lui. E lui ha detto: no, signora, questi sono ricordi di famiglia. Lei li deve dare ai figli. Poi i figli li daranno ai nipoti, a ricordo. Ma la signora ha detto una frase molto forte. Perché ha detto: no, signora Berlasca, li deve tenere lei. Perché senza di lei non avremmo avuto né figli, né nipoti. Ed è per questo che lui li ha presi e ancora adesso noi li conserviamo con una cura, con un amore particolare, perché sappiamo il sangue, il dolore che stanno dietro a quei tre piccoli oggetti. Perché noi dobbiamo capire che quando a queste persone veniva dato il salvacondotto, che voleva dire salva la vita, venivano portati poi in queste case, case che, come abbiamo sentito, da 300 persone, quando le ha prese lui ha aumentato fino ad averne più di 5.000. Erano case sovraffollate. Avete sentito nel filmato dire che in un appartamento di 3 stanze erano in 80 persone. Che cosa mai potevano portarsi con sé? Piccola valigia. E io dico sempre: se noi dovessimo lasciare casa nostra con una piccola valigia, uno cosa ci mette dentro? Era inverno, un inverno anche molto rigido, e come abbiamo sentito il riscaldamento non funziona più. Se ho qualcosa di pesante metto dentro. Poi era una città sotto assedio, dove il cibo era praticamente introvabile. Se ancora mi è rimasto qualcosa in casa, quello metto dentro. Ma io dico: pensiamoci. Io penso che chiunque di noi, dentro quella piccola valigia, ci metterebbe una foto, un oggetto, qualcosa che gli ricordi casa, che gli ricordi la sua vita. E questi sono gli oggetti della famiglia Lange, preziosissimi quindi. Ecco, in questo modo noi siamo venuti a sapere quello che lui ha fatto. Da quel momento hanno cominciato ad arrivare i giornalisti
e lui è diventato famoso, prima all'estero, prima in Ungheria, dove il Parlamento riunito in seduta plenaria gli ha dato la massima onorificenza. È andato poi in Israele, dove ha posto l'albero sulla collina di Giustia. È andato poi in America, dove ha posato la prima pietra del Rigendo Museo dell'Olocausto di Washington, dove lui ha rilasciato un'intervista che dura 5 ore, di cui voi avete visto solo qualche piccolo frammento e che è a disposizione di tutti quelli che si vogliono documentare. Ma una cosa mi preme ricordare, che lui non è cambiato minimamente. È rimasto sempre la stessa identica persona. Non si è, come si suol dire, montato la testa. E parlava nello stesso modo gentile ed educato col Presidente della Repubblica e col vicino di casa. E in questi suoi 3 anni e mezzo, se qualche scuola lo chiamava, lui andava compatibilmente con la sua età, perché ormai aveva più di 80 anni, e con i suoi acciacchi, ma lui andava. Andava volentieri a parlare ai ragazzi, non certo per farsi bello, ma come ha detto al giornalista Giovanni Minoli, che gli ha posto questa domanda: ma perché noi dovremmo ricordare questa sua storia? Lui ha detto delle parole molto semplici, ma molto forti, tanto che noi lo riteniamo il suo testamento spirituale, perché ha detto: io vorrei che specialmente i giovani si interessassero a questa mia storia, unicamente per pensare, oltre a quello che è successo, a quello che potrebbe succedere, ed essere pronti ad opporsi a violenze del genere se dovessero ripresentarsi. E continuava dicendo: perché ci sono anche violenze morali, oltre che fisiche, essere pronti ad opporsi. È morto nel 1992, è sepolto a Maserà, nella terra come lui ha richiesto. Maserà perché è il luogo dove lui ha passato la sua giovinezza e dove è sepolto anche il padre, ma quello che ci fa piacere è che la sua memoria continua a essere un esempio, specialmente per i giovani. Io, siccome a noi di solito piace avere un contatto diretto e quindi rispondere a domande o riflessioni da parte del pubblico, vorrei terminare leggendovi solamente poche righe della lettera che un gruppo di sopravvissuti gli ha dato al momento del suo rientro in Italia. Come abbiamo sentito, i russi sono entrati il 16 di gennaio, ma lui ha potuto prendere un treno per rientrare a casa solamente a maggio. In quell'occasione sono andati tanti alla stazione e gli hanno consegnato questa lettera, di cui vi leggo solo poche righe. Giammai noi dimenticheremo che non solamente voi avete lavorato giorno e notte instancabilmente perché noi fossimo sistemati, perché noi avessimo dei viveri, ma ancora voi vi occupaste del nutrimento dei vecchi e dei malati con una tenerezza che noi non possiamo esprimere con parole. Noi non dimenticheremo mai che voi, che tante volte incoraggiaste i disperati, avete agito nel nostro interesse con la più grande saggezza, il più grande coraggio, allora che la nostra situazione era talmente disperata. E noi sappiamo quante volte voi avete rischiato la vostra sicurezza e la vostra vita per salvarci dalle mani degli assassini. Ecco, io finisco con queste poche righe, perché da queste poche righe si capisce perfettamente che loro non lo ringraziano per un pezzo di carta, lo ringraziano per essersi preso cura di loro. E da queste poche righe noi capiamo perfettamente che lui provava empatia con loro, che lui sentiva il loro dolore. E io penso che è questo il sentimento
che noi dovremmo sempre tenere alto nel nostro cuore, perché se noi nell'altro vediamo un altro noi stesso, potremmo mai girare la testa dall'altra parte e far finta di non vedere. Domanda, curiosità, qualsiasi altra cosa, anche perché chiaramente tutta la vicenda di Perlasca non può essere, non possiamo essere esaustivi in un'ora, e quindi rispondiamo volentieri alle vostre domande o curiosità. Di solito che... Io sono figlio di uno di Onini, internato militare italiano, quelli che dopo l'8 settembre mio padre era tornato in Grecia e dovevo decidere se andare a combattere con i tedeschi e con il sociale, oppure andare in Germania. A padre andare con tanti poi altri 600.000 circa sono andati in Germania, poi i campi di concentramento non i campi stabili, quindi poi ho avuto la fortuna di tornare a casa dove dai 45, se no non sarei neanche nato. Vabbè, la domanda è, però io sono un po' appassionato di storia del Novecento, no? E ho visto suo padre, tutto bene, nel momento di discussione tutto bene. Prima di tutto bisogna dire che tutto questo è dovuto alla legge razziale che fatto dalla Germania nazista e quelli italiani in Italia del 38, no? E si è dovuto tutto quando la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stata voluta dalla Germania nazista, Italia fascista, le cose dell'asse, che poi sono entrate a questi partiti con la Germania, no? Quindi Italia e Giappone. Quindi dobbiamo essere presenti di questo qua, no? Non è che siamo qua siamo poi in atto di cittadini. Poi una domanda, io, come dire, sono andato un po' a leggere, a scavare un po', si va di solito, no? E ho detto, solo a 20 anni si è riuscito a prendere le Brigate Nere, no? Poi è stato volontario in Spagna nel 1936 con Franco, sul franchista e quindi contro i repubblicani. Poi è nato anche, cioè, scusi, prima le top in Etiopia, con i fascisti, con la milizia, è nato in Etiopia, il fascista, poi è andato in Spagna. Io forse la parlo, poi nel 39 si è allontanato poi del fascismo, perché poi molti comuni più di parte fascista mi trovava il paese. Si è spontanato e ha cominciato poi a fare altre sedie, no? E come mai ha avuto questi cambiamenti? Questo è il discutere dell'uomo. Io poi ho conosciuto a Padova con un certo Cecchinato che insieme a suo papà, un certo Mosconi, sono partiti dalla Spagna con Franco. Cioè, loro non sapevano di andare in Spagna, pensavano di andare in Africa. Cioè, Mosconi e Cecchinato si andavano in Africa. Suo papà sapeva che andava in Spagna o pensava che lui andava in Africa? Assolutamente sapeva che partiva come volontario per la Spagna, ci voleva andare proprio, come era andato prima come volontario in Africa orientale. Lui non l'ha mai nascosto, è stato fascista, penso come il 99,9% degli italiani dell'epoca. Lui era anche, quando aveva 20 anni, entusiasta, era versione nazionalista d'annunziana, va volontario. Nel 39 poi torna in Italia e succedono due cose, o meglio lui trova due cose: le leggi razziali del 38 e l'alleanza con la Germania, che non le capisce. Questo è un po' la discriminante e non le accetta, perché la sua era una famiglia nazionalista, non riusciva a capire, a comprendere come ci potessimo alleare con i nemici di 20 anni prima. Padova, questa zona era la retrovia del fronte, quindi il sentimento nazionalista era molto forte obiettivamente in queste zone, anche per queste motivazioni bisogna cercare di entrare nella logica di quegli anni. E quindi non capiva e non accettava questa alleanza con la Germania. Poi trova le leggi razziali, non capisce, come penso tutte le persone di buon senso, come uno Stato possa andare a discriminare i propri concittadini solamente in base a un
diverso credo religioso. Tra l'altro lui frequentava Padova, anche se abitava a Maserà, quindi aveva anche degli amici nella comunità ebraica padovana. In più ricordava sempre che il suo comandante dei battaglioni in Spagna, volontario anche lui, era un ebreo romano, il capitano Vito Finzi, che poi divenne ambasciatore della Repubblica a Helsinki e in altri posti. Quindi non capiva assolutamente. Questi due motivi lo portarono ad allontanarsi dal fascismo come, tra virgolette, regime. In effetti lui la Seconda Guerra Mondiale la fa non da militare, perché avendo fatto due campagne, Africa e Spagna, è tra virgolette esonerato da questo, ma viene inviato come per una ditta statale italiana, la SAIB, a comprare carne per l'esercito. Questa è la sua carne. Lui non si è mai pentito di quello che ha fatto, anzi era sempre stato orgoglioso di essere andato in Spagna e di aver combattuto con le truppe del generale Franco. Non si era mai pentito, anzi lo disse sempre, perché lo diceva anche negli ultimi anni, per impedire che il Mediterraneo diventasse un largo comunista. Questo era il suo pensiero. Però poi, quando ha dovuto fare delle scelte, ha dimostrato una cosa, di non aver mai portato il cervello all'ammasso, di aver sempre pensato con la propria testa, di saper discernere il bene dal male. L'8 di settembre, infatti, lui fa una scelta: non aderisce alla Repubblica di Mussolini, aderisce al governo del re, e questo lo porta a prendere quelle decisioni che lo portavano a diventare il figlio ambasciatore spagnolo, e quindi a riuscire a salvare queste persone. Ma quindi questo è anche emblematico, e quindi si capisce che non è che tutto il bene sta da una parte e tutto il male sta da un'altra, e che decisamente l'importante è la salvaguardia della dignità umana. La dignità umana che deve essere messa al primo posto e che deve superare qualsiasi ideologia, che sia politica, che sia religiosa, ma la dignità umana va preservata. Mi scusi, non ricordo la data in cui suo padre ha consegnato due copie al ministro, cioè al governo spagnolo, e al ministro italiano. Era il 13 di ottobre del 1945. No, volevo soltanto mettere in rilievo il fatto, a mio parere, che un fatto così eccezionale, tanto coinvolgente e tanto eccesso, un ministro della Repubblica Italiana non, forse non l'ha neanche letto o non ha voluto pubblicarlo. E questa è una cosa che a me personalmente colpisce molto. Questo volevo dire. Sì, per me invece è una cosa abbastanza normale, con senno di poi, con la lettura che si può dare del dopo. Io ho cercato prima di raccontare velocissimamente anche la storia di Giorgio Tardasca negli anni precedenti, quello che ha fatto, le scelte che ha fatto. Arriviamo nell'ottobre del 1945. Su questa storia, se mai dovesse uscire, chi ci può mettere un cappello sopra? Nessuno, sinceramente, perché ha dimostrato una cosa Giorgio Tardasca, secondo me, di non aver portato, come diceva un grande giornalista di un po' di anni fa, Indro Montanelli, il cervello all'ammasso, di aver sempre pensato con la propria testa. Nessuno ci poteva mettere un cappello sopra, e quindi nessuno ebbe mai interesse a far uscire questa storia. Anche quando la storia uscì nel 1987, per almeno tre anni e mezzo, in Italia, non dico che fu uno sconosciuto, ma quasi, era onorato in Ungheria, negli Stati Uniti, in Israele, nella stessa Spagna. In Italia purtroppo la sua storia non andava avanti. Giovanni Minoli, con cui eravamo rapporti allora,
proprio perché è stato assieme a Diaglio, lo scopritore, tra virgolette, si disse anche chiaramente che era dalla parte sbagliata. In quegli anni non si poteva pensare in Italia che uno che era stato tra virgolette fascista, anche se per tutti erano stati fascisti, basta vedere i nomi e cognomi di persone che sono passate dall'altra parte e sono rifatto una virginità, ma uno che non aveva rinnegato quello che ha fatto perché non ha fatto niente di male, non poteva essere una persona che facesse qualcosa di bello e di buono. Quindi era impossibile che quella storia uscisse in Italia. E infatti in Italia ha fatto una fatica mostruosa a uscire questa storia. Anche il film ha fatto una fatica mostruosa a uscire. Ci ha messo 9 anni. I dirigenti della RAI ci hanno detto chiaramente qual era il problema, non era un problema economico, era proprio un problema di come far apparire questa storia, perché non era una storia semplice da raccontare agli inizi degli anni 90. Poi con la Seconda Repubblica cambiò qualcosa e il progetto poté andare avanti. E poi c'è anche da dire che se questa storia molto bella, perché un italiano che ha fatto un'impresa eccezionale veniva fuori, bisognava anche fare un mea culpa nazionale e quindi decisamente bisognava anche rivedere, perché quando dalla discriminazione si passò alla persecuzione, cioè anche tanti nostri connazionali hanno collaborato. Sì, è vero, noi abbiamo avuto decisamente molte meno vittime che negli altri paesi, però di questi 40.000 ebrei più di 8.000 non sono tornati, quindi bisognava anche fare un mea culpa. E dopo 3 anni c'è stata l'amnistia Togliatti, che ha messo una pietra tombale su tutti i crimini sia da una parte che dall'altra in nome di una pacificazione nazionale. E quindi tirare fuori questa storia, anche se era una storia positiva, non conveniva. Anche perché le storie si riferiscono alla prima guerra mondiale, da stanno solo adesso si fa, è vero? Ma anche se ci pensate, anche tante altre storie, tanti altri giusti, sono pochissimo conosciuti. Il questore Palatucci, se andate a Padova, la piazzale di fronte alla questura di Padova è intestato a Palatucci, era l'ultimo questore di Fiume che della Repubblica di Salò, tra l'altro, salvò varie migliaia di ebrei e morì, venne preso dai tedeschi e morì a Dachau pochi giorni e poche settimane prima della liberazione. Anche questa è una storia, sì, sotto traccia totalmente. Il console italiano a Salonicco, Guelfo Zamboni, salvò circa 300 ebrei che potevano vantare una lontanissima e forse discutibile ascendenza italiana, rilasciando dei passaporti italiani, tra virgolette, definiamoli falsi, ed è una storia totalmente sconosciuta. Ci sono ancora tante di queste storie che sono tenute sotto traccia, dimenticate quasi. La storia di Giorgio Perlasca probabilmente sarebbe stata completamente diversa se lui fosse stato diverso. E facciamo un esempio. Allora, ne scrive tutto dal suo diario. Nel dicembre del 44, lui è ancora a Budapest, viene avvicinato da un connazionale che inveisce contro di lui dicendo che è un nemico dell'Italia perché ha cambiato nazionalità e difende i nemici, gli ebrei, i nemici. Era dicembre 44, quindi ormai la guerra è praticamente persa. Direi che questo era un fascista convinto, convintissimo, talmente anche aggressivo nei suoi confronti che il gendarme che lo accompagnava lo ha allontanato. Poi scrive: agosto 45, sono passati 8 mesi, lo rivedo alla stazione di Mestre, mi viene incontro come se nulla fosse successo.
e mi dice di essere stato nominato dal CLN, Comitato Liberazione Nazionale, responsabile alimentare per le tre Venezie. Aveva fatto presto a cambiare casacca? E aveva fatto presto a far carriera? Ecco, Giorgio Perlasca non era questo uomo. Qualche curiosità? Sì, sì, è quello che appunto spiegava Franco prima, che è stato pubblicato dalla casa editrice Il Mulino sotto il titolo L'Impostore. Quando... No, no, prego, prego. Buonasera, grazie intanto per essere qui e averci riservato questa opportunità per conoscere Giorgio Perlasca. La storia di Giorgio Perlasca è stata portata nelle case, in tante scuole, attraverso il film di cui è stato interprete un valido attore come Zingaretti. Allora, la mia curiosità era anche questa, quella di capire come voi avete vissuto la storia raccontata attraverso questo film, cioè se effettivamente non tanto l'interpretazione artistica, ma proprio l'interpretazione dei fatti, come vi ha rapportato con vostro padre, con vostro suocero, e quindi se da quell'interpretazione è emersa un'immagine magari diversa o non ha fatto altro che corroborare quello che vostro padre vi ha lasciato. Grazie. Sì, il film ha avuto una gestazione lunga, come dicevo prima, almeno 9 anni. Poi diciamo, era iniziata ancora l'idea quando mio padre era vivo, si è conclusa nel 2002. Comunque a metà degli anni 90 ha preso un po' di accelerazione, noi abbiamo avuto dei contatti con la RAI e siamo arrivati anche a un accordo, tra virgolette, che il testo, il copione doveva essere approvato da noi, quindi ogni fase di questo copione doveva essere firmato, controfirmato da noi, dalla famiglia, insomma. In effetti per alcune volte le abbiamo rimandato indietro il copione, perché erano copioni assurdi. Il primo, ricordo ancora, sembrava una telenovela con tante storie d'amore e con sullo sfondo una guerra. Questo era il primo. Il secondo, dal punto di vista storico, non rispettava assolutamente niente. A un certo punto gli hanno detto: guardi, non siamo obbligati a fare il film, se volete fare un film, quantomeno che rispetti quello che è avvenuto, lo che non sia di fantasia. Ne arrivò una terza versione che era lavorabile, quindi l'abbiamo lavorata assieme agli sceneggiatori e alla fine è uscito il testo e il copione che è andato poi con il film. Noi abbiamo partecipato come famiglia alla costruzione, siamo stati a Budapest dove è stato girato totalmente. Quindi il film racconta la storia vera. Tutti i personaggi più importanti sono personaggi reali, esistiti, che lui racconta e cita nel suo diario, quindi non c'è nulla di inventato, chiaramente. Personaggi di secondo piano, sì, quelli possono essere anche inventati, non è un documentario storico, è un film, quindi lì ci sta, però la storia è assolutamente quella. E anche come interpretazione è stata una bellissima interpretazione, perché Zingaretti è riuscito, secondo me, a dare il meglio di se stesso in quell'interpretazione, veramente. Ne racconto questo episodio. Quando è uscito il film, prima dell'uscita, mi pare il 27 gennaio del 2002 alla TV, sono state fatte varie presentazioni in giro per l'Italia, vari cinema italiani, 6-7. Una è stata fatta anche a Padova, che era la città di Giorgio Perlasca, tutto sommato. E quindi viene fatta una sera in un cinema padovano, questa anteprima. C'è tutta la RAI presente,
dai dirigenti a tutti gli attori, da Zingaretti agli altri. L'invitata d'onore è mia mamma, che ha 90, aveva allora 92, tra i 92 e i 93 anni. E quindi già farla uscire, ed era un po' acciaccata, quindi farla uscire già a gennaio di sera non era proprio il massimo, comunque sente che è suo dovere venire, quindi viene. Viene fatta sedere ovviamente al posto d'onore. Parte il film e lei dice subito quando parte il film: guardate, io non guardo il film, sono venuta perché dovevo venire, però non pensate che io guardi il film. In effetti potevo anche capirla, perché noi avevamo partecipato, quindi l'avevamo visto anche in anteprima. Lei non aveva visto assolutamente nulla, quindi non sapeva come la figura del marito ne usciva. Era la persona, erano vissuti assieme oltre 50 anni, si erano sposati nel 40, dopo un paio d'anni di fidanzamento, mio padre morì nel 92, quindi erano 52 anni di vita in comune, di vita assieme, quindi una cosa così importante. Però poi quando la prima scena è Carla Nerina è il suo nome, ti scrivo, chiaramente apri gli occhi e li tenne aperti sino alla fine del film. Finito il film, ovviamente Zingaretti va alla mia mamma e gli chiede le solite cose: signora, le è piaciuta la mia interpretazione, le è piaciuto il film. La mia mamma ha sempre avuto il pregio, il difetto, dipende, di dire quello che pensava, e quindi disse quello che pensava. Guardi, il film è stato molto bello, complimenti, anche la sua interpretazione è stata veramente bella, è riuscito a rendere il mio Giorgio come era effettivamente, perché l'ho riconosciuto nel come parlava, nel come si muoveva, nel come si atteggiava. Quindi complimenti a lei, perché è stato veramente bravo, tutto contento ovviamente Zingaretti. Però devo dirle anche un'altra cosa, mi dica invece Zingaretti, guardi, io le devo dire, lei non si deve offendere, che mio marito era molto, ma molto più bello di me. Dopo, se lei anche legge il suo diario, vedrà che non parla mai in prima persona, sembra quasi di una cosa giornalistica, di una cosa che lui vede, non una cosa che dici: ah, cioè, sono bravo, sono... E quindi non era neanche nel suo stile. Però c'è anche da dire che, ecco, lui si è un po' risentito di questo, sua mamma l'ha preso bene, tranquilla, ha cominciato a girare con lui, tutta contenta, orgogliosa. Beh, comunque voi direte: beh, ciò è logico, va in giro per il mondo e è anche contenta. No, vi racconto anche questa, perché, e questo sta anche a significare del fatto che Giorgio Pelasca non si era montato la testa. Una
qualche anno fa in una conferenza in provincia di Vicenza, si alza una persona e dice: io l'ho conosciuto Giorgio Perlasca. Ci dica come è successo. Nel 90 io insegnavo al liceo di Cittadella e dopo aver visto Mix ho pensato di provare a sentire se veniva a portare la sua testimonianza. Lo contatto, ci mettiamo d'accordo sulla data, mi dice sì sì, ci mettiamo d'accordo sulla data. Ma voi, ancora adesso se ci penso mi rammarico di questo, quando quella mattina l'ho visto scendere dal bus della Sitta a braccetto della moglie, questi due ottantenni che quindi avevano preso un autobus, andato in stazione, preso la corriere, arrivati fino a Cittadella per portare la testimonianza. Mi sono sentito volere, ha detto guardi mi scusi tanto, anche perché era più di 80 anni, e ha detto mi scusi tanto, proprio non